Bentrovati negli studi di Obiettivo News. Sabato 13 luglio torna ad Allier Calici, gusto e cultura. Ottava edizione, un evento con le eccellenze vitivinicole e gastronomiche. E ne parliamo oggi con Marco Succio, sindaco di Allier, e con Daniel Lucca, direttore artistico di Calici. Benvenuti. Grazie, ciao Magda. Un fiore all'occhiello per Allier che torna un evento tanto atteso da tutti. Sì, assolutamente. Calici negli anni si è confermata la nostra manifestazione più importante con maggior anche richiamo di pubblico e quest'anno abbiamo voluto confermarla. Una conferma che arriva dopo insomma un'attività che va avanti dal mese di ottobre, perché ha una si parte presto a organizzare questa manifestazione e che vedrà la presenza consueta di tantissimi produttori di vino locale. Ricordiamo che Calici nasce proprio per promuovere il vino, l'erbaluce di OCG e tutti i vini del Canavese, costellati da una serie di produttori che offriranno, come di consueto, a tutti gli avventori un piccolo percorso enogastronomico. Quest'anno Calici partirà già dal giovedì con quella che è l'anteprima che organizziamo da sempre, ma che quest'anno vede delle novità. Innanzitutto il giorno, abbiamo anteposto di un giorno per cercare di ottimizzare anche le tante attività organizzative della festa poi del 13. E abbiamo un convegno importante di cui dopo darà i dettagli il nostro direttore artistico, che sarà anche moderatore di questo convegno alle 18.30 in Piazza Castello, a cui seguirà un concerto di musica classica, un concerto a quattro mani di pianoforte da parte del duo Fuga, anche lì in questo contesto particolare di Piazza Castello che è sempre molto affascinante. Quindi partiamo appunto giovedì 11 per poi proseguire nella serata di sabato con appunto l'evento, tutte le degustazioni e il concerto importante quest'anno dei Blue Beaters. Caratteristiche principali della manifestazione, ovviamente quello che è l'obiettivo è far sì di mantenere un prezzo popolare per invogliare le persone a esserci e per far sì che in qualche modo tutti possano beneficiare di una serata importante con un obiettivo, che è quello che per creare una bella serata nessuno ci deve perdere, nessuno ci deve guadagnare. Quindi prezzi moderati, prodotti di nicchia, prodotti insomma che vanno a caratterizzare il nostro territorio e che come sempre speriamo possano essere insomma graditi a tutto il pubblico. Prezzi moderati all'ingresso con il caratteristico bicchiere appeso al collo? Esattamente, il biglietto d'ingresso è di 8 euro, negli 8 euro ovviamente c'è compreso il concerto, questi 8 euro servono come biglietto del concerto, più viene donato come di consueto il calice con la sacca porta calice che viene utilizzata durante la serata e poi portata a casa. E quindi i prezzi moderati però anche per le degustazioni, comunque rispetto assolutamente. A si può trovare in giro. Come di consueto l'obiettivo è quello di valorizzare i vini, ma vogliamo accompagnarli, come dicevo prima, con dei prodotti di alta qualità. Sono delle piccole degustazioni a dei prezzi moderati per fare in modo che una persona possa assaggiare più cose diverse. Nona edizione, tantissime novità. Quali? Nona edizione, tantissime novità. Novità più che altro strutturali e logistiche, perché squadra che vince non si cambia. Per cui c'è da dire che la formula è vincente e si può ripetere anno dopo anno, aggiungendo alcune cose, ma la formula è assolutamente vincente. Quindi le eccellenze enogastronomiche, eccellenze che sono territoriali e anche extraterritoriali, e grandi spettacoli comunque di qualità, in questo caso concerto. Per cui questa è una formula che da 9 anni ci accompagna, vediamo che ci premia perché arriva sempre più pubblico attivo e proattivo da più regioni, non solamente dal Canavese, anzi da buona parte della provincia di Torino, dalle province piemontesi, dalla Lombardia e poi uniscono l'utile al dilettevole, i turisti, i viaggiatori che decidono di venire in zona o passare dalla zona colgono l'occasione di fermarsi un giorno in più, magari proprio in Canavese.
Novità, allora, partiamo dalla parte logistica, perché abbiamo una novità molto importante, grazie al nostro Pierfrancesco, bisogna dirlo, vero Marco? Certo. Che ha detto, d'altronde Cadici 3.0, no? Abbiamo nel corso del tempo tentato di risolvere molte delle criticità di una manifestazione come questa, perché tutto è perfettibile per renderla migliore. Bene, per tentare di eliminare ulteriormente le code alle casse interne, per cui dove si va ad acquisire il tagliando di vario colore per andare sia a scegliere il calice di vino o il piatto di degustazione, abbiamo implementato questa cosa con una app sito, ossia non è un'app da scaricare, basta andare al link che noi abbiamo messo in tutta la comunicazione, oppure usare il QR code inquadrandolo, e appare praticamente la lista della spesa, la lista dei negozi della nostra piazza, diciamola così, per renderla più semplice, più elementare. Si può tranquillamente scegliere da chi andare a degustare e a bere, si paga online, si arriva con il telefonino dal produttore di vino o dallo chef o dal produttore trasformatore agricolo con la schermata, e il produttore cliccherà tre volte sul tagliando, annullandolo e servendo il cliente. E questo lo si può fare tranquillamente direttamente davanti allo stand che si è scelto. Certo. Questo cosa accade, questa cosa piacevole, ossia le code alle 5 casse interne diminuiscono nettamente. Sì. Questo lo può fare chiunque, voglio dire, anche un boomer con lo smartphone che non capisce, è molto elementare l'acquisto, è proprio molto intuitivo. E questa è una delle novità. Ovviamente lo si può fare in anticipo, esattamente come la prevendita del biglietto d'ingresso, in tutte le comunicazioni. Andate, inquadrate il QR code sui manifesti, sul volantino, sul nostro profilo Facebook, leggetelo appunto sulle testate giornalistiche, oppure o comunque quando arrivate potete tranquillamente acquisire tutto online. Detta questa novità, anteprima Cadici innanzitutto il giovedì, come ha detto bene Marco, tendenzialmente un day off serve proprio per preparare al meglio sabato e che tutti i volontari non arrivino stravolti dalla fatica, poi a proseguire, iniziare la serata. Giovedì, come ogni anno, abbiamo un convegno di approfondimento, quest'anno interamente al femminile, organizzato interamente dalla nostra cara Silvia Maffeo e da Enzo Napolitano del Cantiere Vermouth, Festival del Vermouth di Biella, Alchemica. Una novità che abbiamo colto molto volentieri, vero Marco? Perché si parlerà di prospettiva del turismo enogastronomico sui nostri territori. Territori, io direi più che cugini ultimamente, cominciamo a parlare di fratelli, perché iniziano grandi collaborazioni tra i due territori, tra quella che doveva essere la provincia di Ivrea, che mi è rimasta un po' qui, diciamo, e quella che è la provincia di Biella, perché uniti si è più forti. Per cui c'è questo interscambio. Le protagoniste sono interamente al femminile, abbiamo delle produttrici territoriali nostre, per cui Lia Falconieri del CEC, Piera Genta che è del giornalista del Corriere della Sera Piemonte dell'ONAB, Chiara Massoglia che è una nostra alladiese produttrice, Elisa Pozzo da Viverone, Bianca Seardi da Settimo Vittone, quindi la zona del Carema, del Nebbiolo di quelle zone, ed infine Mariangela Susigan, che è la nostra chef stellata di Caruso. Praticamente vogliamo fare un punto sul presente rispetto al turismo enogastronomico, di cui si fa tanto parlare da 10 anni a questa parte a livello nazionale. Abbiamo molti passi da fare qua in Piemonte. Probabilmente avremo la sorpresa di avere anche un responsabile delle istituzioni regionali, questa è una novità che volevo dirti proprio adesso così, proprio perché tutti questi produttori che quindi operano professionalmente e sono loro i protagonisti dell'accoglienza, hanno la necessità di avere uno scambio maggiore con le istituzioni che devono favorire questo processo. E quindi ascolteremo dalla loro viva voce quelli che possono essere i consigli che partono, virgolette, dal basso anche alle istituzioni. Marco, ad esempio, che è un sindaco, accoglie con grande attenzione questo tipo di stimoli. Ed è per quello che agli è
con le piccolissime risorse che ha un borgo a carattere rurale e turistico, si tenta di fare di necessità virtù, ma di accogliere il meglio, per riproporlo in chiave magari più piccola, ma essendo comunque una vetrina importante. E questo è quello che dovrebbero fare tutti gli amministratori, essere molto orgogliosi del proprio territorio. La novità è che Anteprima Calici non finisce con il convegno, ma va avanti durante la serata con un concerto di ingresso libero. In più gli offriremo anche a tutti gli spettatori un calice di erbaluce di OCG, un concerto di due virtuosi del pianoforte, Giacomo e Carlotta Pude. Ed è bellissimo perché il cognome, in nomen omen, nel nome il destino, sono due virtuosi effettivi, due concertisti di rango internazionale che regaleranno agli spettatori un concerto di pianoforte a quattro mani con musiche di Mozart, Fauré e Dvorak. E così chiudiamo in bellezza il giovedì. Venerdì tutti i volontari della Proloco e i consiglieri e gli amministratori e gli assessori e la protezione civile e tutti i volontari esterni si daranno una mano nell'allestimento, nell'inizio dell'allestimento, che poi proseguirà durante la mattinata per poi aprire a tutti alle 19:30 per entrare nel pieno di Calici. Una serata di una eleganza estrema, un'atmosfera estremamente elegante. Dobbiamo dire grazie anche alla location, quella piazza. Certo. Barocca, è una delle più belle piazze barocche antistanti un castello in Italia, diciamocelo, per quanto piccolo è un gioiello. E in questa piazza, come ogni anno, verranno allestiti questi gazebo bianchi ai lati della piazza, fare da abbraccio, dove divisi in macrozone, da una parte tutti i produttori di vino, vignaioli, non esclusivamente viticoltori, perché come tu sai, io faccio una netta distinzione tra l'artigianato del vino e l'industria del vino, sono selezionati con grande attenzione e sono delle grandi eccellenze, e tutti i vari produttori e trasformatori agroalimentari del territorio che portano la bellezza del prodotto canavesano nel mondo, anche all'estero. Sì. In più avremo tre chef, di cui due del chef de rang degli Escoffier, Piemonte e Valle d'Aosta. La lista la trovate ovunque, non sto a tediarvi con la lista, che facciamo tutti gli anni, perché insomma esiste la rete e la usava anche mia mamma che aveva 85 anni. Vi posso solamente dire alcune novità molto veloci, che quest'anno Johnson Righeira, neo alladiese, futuro residente di Allier a causa mia e per l'abbraccio di Marco, il buon Johnson Righeira sarà presente con i suoi vini a farle gustare i vini. Lo usiamo come ospite, anche se ormai fa parte della rete. Ormai. Ne approfittiamo, è molto amato. Una novità è il giovane Luca Leggero di Villareggia, che ha investito una fortuna, la fortuna di famiglia, e a Villareggia ha costruito, credo, l'azienda vinicola più bella dal punto di vista estetico, anche esterno, tra le più belle in Piemonte. Sembra, cioè, una cosa del genere la troveresti in Langa, per dirlo, voglio dire. Quindi c'è un investimento per le generazioni venture. Certo. Avremo le varie cantine di produttori di Carema, Serra, Calusa, eccetera, più una selezione appunto di canavesani. E come ospiti quest'anno, molto difficile averli, perché, ma anche con i nostri produttori territoriali di vino, perché stiamo vivendo una stagione forse la peggiore degli ultimi 30 anni, senza dubbio. A detta di tutti i vignaioli che io sento, molto molto difficile da gestire, in particolare qui al nord-ovest. Soprattutto il nord-ovest, con le condizioni climatiche attuali, praticamente piove ininterrottamente tutti i giorni dalla metà di aprile, e ahimè le vigne stanno battendo in maniera importante. Poi per chi ha l'azienda agricola immagina il fieno, dico solo questo. Sì, no, è un dramma davvero. Chi non sa, ovviamente, ma l'agricoltura è duro lavoro, e se ha a che fare con madre natura, quest'anno è molto ingrata. Avremo il consorzio vini della Valle d'Aosta come ospiti, con uno stand, per cui la possibilità di degustare i nostri cuginetti valdostani, che negli ultimi 20 anni hanno incrementato la qualità della viticoltura in Valle d'Aosta, esportandola in tutto il mondo. E un gradito ritorno, questa volta in chiave ufficiale, uno dei precursori e custodi di due vitigni rarissimi, uno in particolare praticamente scomparso,
che grazie al suo coetaneo e amico fraterno, sto parlando di Giuliano Bosio, grazie al suo amico fraterno Falca, sono andati in università, c'era solo più una vite negli anni 90 e adesso ci sono 14 produttori di Baratuchat, per cui wine lovers, amanti e appassionati del vino, venite a Calici anche solo per degustare questo bianco eccezionale. E Giuliano è bellissimo, sembra appena uscito da un film francese degli anni 70, è un uomo di una certa età e ha la vitalità di un ventenne e affascina tutte le signore, quindi se siete gelosi non portate le vostre mogli, a parte gli scherzi. Veramente c'è un'atmosfera molto amichevole, molto fraterna tra tutti i produttori presenti. Una novità, mi piace dirla, tra i maestri del gusto e artigiani del gusto è quella di Terre di Albaluce d'Artemisia, ossia un nuovo commerciante, giovanissimo, lo cito lui perché è veramente neonato, Andrea Michela, che ha aperto bottega ad Aglie, una liquoreria liquorificio, che in questo caso ha selezionato con Enzo Napolitano e Silvia Maffeo i vermouth di Erbaluce di Caluso e ne darà degustazione. Insieme a un grandissimo bartender, barman, che farà dei mixologi, ossia dei cocktail proprio a base di vermouth di Erbaluce. E al suo fianco, Barbun, che l'anno scorso ha fatto il fritto, ritorna Francesco Venturino con suo figlio, due chef scofie con i fritti estivi, e quindi Barbun torna a fare il suo mestiere primario, fa da mangiare benissimo, i fritti erano buonissimi l'anno scorso, certo. Ma torna a fare il suo mestiere primario, ossia Barbun on the road. Non me ne abbiano male gli altri, trovate la lista per intero, ma volevo appunto dare queste novità. Compra Aglieo e quindi tutti i commercianti alla Diesi, coloro che hanno voluto essere presenti, avranno un grande stand con delle specialità calde e fredde buonissime. Chiude la serata con un concerto. 9 anni fa, quando abbiamo iniziato Calici, volevo i Blue Beaters e io non ero neanche presente, tra l'altro, perché ero a ricevere un premio in Sicilia. Non potevano esserci Blue Beaters, allora abbiamo avuto 3 dei Blue Beaters con la Soul Orchestra. In tutti questi anni ho avuto tantissimi ragazzi, compreso alcuni nostri assessori, che mi dicevano «Dai, riporta loro, riporta loro». No, finalmente compio il mio gesto. Sono tutti degli amici fraterni fin dalla loro fondazione nel 93. E sono vari gruppi che si sono uniti in un supergruppo che doveva suonare una sera sola e poi hanno accompagnato per 12 anni Giuliano Palma. Poi Giuliano ha voluto fare una carriera solista e i Blue Beaters sono rimasti e stanno facendo tournée internazionali. Sono dei divi in Messico, dei divi, delle rockstar, riempiono gli stadi in Messico, sì, non sto scherzando. In Inghilterra sono noti per essere sono proprio la selezione di questo genere, rocksteady, soul, rhythm and blues, ma soprattutto rocksteady, reggae, ska, cioè quel mondo particolare, sono la formazione italiana nel mondo, per cui a Londra fanno sfaceri, in Inghilterra fanno sfaceri, in Germania sono amatissimi e in Piemonte mancano da diverso tempo, se non nelle date cittadine, in canavese dico. Certo. E, per cui ci aspettiamo che anche coloro che non magari non sono così ferrati o mangiano al fast food, non ci interessa perché sappiamo che verranno comunque anche solo per il concerto. E tenete conto che un concerto di Blue Beaters mediamente il biglietto va dai 10 ai 15 euro, proprio perché sono un gruppo popolare. Certo. E, avranno l'occasione, lo Scamen beve birra e abbiamo il birrificio artigianale Curtis Canava di Silvio, di Bairo Canavese, per cui ci aspettiamo dalle 22 in avanti di ballare. Quindi la sintesi totale, 8 euro, ingresso all'area spettacoli e degustazioni, e divertitevi, fate il giro degli stand prima di selezionare se non conoscete le aziende, e soprattutto non è una sagra, lo possiamo dire Marco ufficialmente? Certo. Non è una sagra, non è una sagra per cui, ma c'è la possibilità di sedersi per tutti. Metteremo più di 1000 sedie come di consueto. Quindi questa è la volontà di Marco, perché di solito le degustazioni si fanno in piedi, ma in canavese li vogliamo viziare, e lo facciamo da sempre, e effettivamente si può degustare il meglio
Nebbioli Riserva, per dire, o grandi passiti storici, o metodi classici, anche 64 mesi, il calice costa 4,50 euro, mentre il calice, diciamo, non riserva, il calice di vino di pregio comunque costa 3,50 euro. Certo. Non possono uscire le bottiglie di vetro ai tavoli, lo dico a tutti coloro che dicono ma siamo in 10, prendete i vostri 10 calici e andate al banco, perché il vetro non può uscire, e non possono essere usate banconote contanti direttamente con i produttori, esistono le nostre casse. Così facendo aiutate tutti i produttori nel rispetto delle leggi. Le regole sono uguali per tutte, proprio nel rispetto delle leggi che noi abbiamo, proprio per questioni di sicurezza, ecco perché non può uscire il vetro. Detto questo, si può mangiare e bere a livello stellato spendendo veramente una sciocchezza. Ah, dimenticavo. Ritorna Disco Vintage, della quale faccio parte, ci sarà lo stand con la radio in diretta, Radio Vida Network, quest'anno, un network nazionale, per cui racconteranno in diretta la nostra serata, per cui potranno, verranno intervistati tutti i produttori e anche la gente, e poi ci sarà un DJ set a tema, pre e post, pre musica di ascolto, post per far ballare la gente dopo il concerto dei Blue Beaters, e se non sbaglio la console ci sarà Mon Ami Fraternel Renzo Costa. Grazie mille. Marco, Calici rientra nel Festival della Reciprocità, come sempre? Esattamente, come sempre abbiamo, quest'anno il Festival della Reciprocità si ripropone, come ben noto, durante tutta la stagione, siamo già partiti a maggio con gli eventi a San Giorgio Canavese, del Mercato della Terra della Biodiversità, e a seguire Mi Muovo ad Aglie, e prosegue con Calici, con tutti quelli che sono i prossimi eventi. Quest'anno il Festival della Reciprocità non ha voluto crescere particolarmente, ha voluto mantenersi, visto che due comuni su tre sono andati al voto, però diciamo che i nostri pezzi forti, le nostre manifestazioni principali, come tra le quali rientra assolutamente Calici, abbiamo voluto mantenerle di altissimo livello, ci siamo riusciti. Il direttore artistico di Calici, come sappiamo, del Festival della Reciprocità, come sappiamo, è Peppone Calabrese, il noto conduttore di Linea Verde, che quella sera sarà ospite, così come l'anno scorso, e si intratterrà con il pubblico, con la sua capacità di, insomma, di condividere, di chiacchierare con le persone, quindi sicuramente è anche una bella occasione questa. Il programma poi del festival continuerà con degli eventi nel mese di agosto e settembre, quindi con Castellamonte, la mostra della ceramica. Poi stiamo lavorando per un evento anche ai primi di settembre che si concentrerà su Aglie, ma su cui non diciamo ancora niente perché abbiamo ancora alcune cose da mettere a punto. Però insomma siamo estremamente soddisfatti, e qui penso di poter parlare anche a nome del sindaco di San Giorgio e del sindaco di Castellamonte, perché anche quest'anno, dopo 10 anni di Tre Terre Canavesane e il terzo anno di Festival della Reciprocità, stiamo raccogliendo delle manifestazioni di gradimento da parte di tante persone e anche di tante autorità a livello, diciamo, sovraordinato. Quindi stiamo raccogliendo dei bei successi, questo è sicuramente gratificante. Anche perché non è semplice quello che avete creato, questa sinergia tra comuni, non è affatto facile, c'è sempre comunque una sorta di campanilismo che in questo caso invece è andato a morire. Che in questo caso finalmente siamo riusciti a metterlo da parte. Devo dire che il grande risultato si è visto anche nel corso dell'ultimo evento, che a causa del maltempo era previsto a San Giorgio, con il lo spettacolo di Sabina Guzzanti, doveva essere fatto nel parco del castello di San Giorgio, purtroppo il maltempo non l'ha consentito, è stato spostato da Aglie. Questa secondo me è una grande prova di maturità e di saper vedere oltre il proprio campanile, perché probabilmente fino a qualche anno fa, e tuttora magari qualcuno che non siamo noi avrebbe piuttosto spostato lo spettacolo, pur di tenerlo, o magari ha noleggiato una tensa struttura all'ultimo minuto. Noi invece abbiamo questo dialogo di territorio ormai maturo e che devo dire ci stanno anche copiando da altre parti d'Italia, perché proprio tornando su Peppone, che spesso ci racconta, lui ha questo privilegio di poter girare l'Italia da protagonista con il suo lavoro come conduttore di Linea Verde, e da sempre ci dice che noi siamo un po' all'avanguardia in questo senso e che da altre parti d'Italia ci stanno iniziando a copiare, quindi questo significa che effettivamente
una prospettiva, abbiamo lanciato un sasso nello stagno importante, senza di questo dubbio. Ovviamente siamo orgogliosi. Uniti si vince sempre. Esatto, esatto, poi si vedono i risultati comunque. Esatto. E anche con il cambio in uno dei comuni del sindaco, dell'amministrazione, penso proprio che proseguirete comunque senza problema. È stato un cambio problema. In continuità, esatto, ovviamente si proseguirà sicuramente condivisi. Senza nessun problema. Ma poi devo aggiungere una cosa, ormai tutto quello che è Tre Terre, lo vedo anche su Calice e Daglie, va oltre la politica locale. Ad esempio, certo. A Calici quest'anno, dove sono state le elezioni, dove c'è stato un avvicendamento di ben 4 persone all'interno della compagine degli amministratori, stiamo vedendo collaborare i vecchi consiglieri ormai usciti, sì. Ma che proprio perché Calici è diventato parte anche di loro, no? E di quello che è la proposta del, certo, territorio, vengono a darci una mano esattamente come facevano prima quando avevano un ruolo di responsabilità. E quindi, secondo me, questo aspetto è ulteriormente importante sottolinearlo, perché sì, dà valore aggiunto all'iniziativa e allo spessore dell'iniziativa in sé. Senza dubbio. Cosa possiamo ancora aggiungere su? Assolutamente non prendere impegni sabato 13 luglio. Il tutto inizia, apriremo i cancelli dell'area degustazione spettacolo alle 19.30, pronti già, gli chef staranno già spadellando i loro risotti, le loro paste fresche ripiene, ci saranno già i piatti di battuta di fassone o il prosciutto crudo della Alta Valle Orco, le trote, i formaggi, i salumi, le tome affinate, i dolciumi, sarà già tutto pronto alle 19.30. I piatti caldi, per evitare code ulteriori, è vero, questa è una cosa importante, abbiamo richiesto ai nostri chef che spadellano e cucinano al momento di aumentare i fuochi proprio per evitare le code in attesa per ricevere, certo, il piatto. Insomma, pian pianino tutto diventa, non dico perfetto, ma diventa perfetto per chi deve vivere Calici, quell'evento, uh-huh, che è adatto ai giovani, ai giovanissimi, alle famiglie. E per cui vi aspettiamo, non prendete impegni veramente, ne vale veramente la pena, al termine di tutto non potrete far altro che ringraziarci, questo lo metto per iscritto. Marco? Direi che ha detto tutto Daniele, ovviamente vi aspettiamo, già tu hai parlato del 13, ma io la lancio già, anche per lui, certo, perché giovedì è evidentemente un'anteprima, quindi una giornata un po' più ridimensionata, però altrettanto importante. Il nostro obiettivo a tendere è quello di creare un programma di più giorni, mm-hmm, certo, e di conseguenza questo anteprima rinforzato lo dimostra, quindi l'invito è quello di partecipare, perché il convegno è un convegno estremamente interessante, composto da relatori ultra qualificati che potranno dare una prospettiva seria rispetto a quello che è sono le prospettive del turismo enogastronomico. E poi anche per la parte successiva, un concerto nella cornice del Castello Ducale di Aglie è certamente un qualcosa di importante, di suggestivo, certo, e vogliamo insomma far sì che possano essere coinvolti tutti coloro che vogliono passare una bella serata con noi e concluderla con un bel brindisi. Aggiungo ancora una cosa, che in caso di maltempo per quanto riguarda la serata del giovedì sarà spostata al Salone Franco Paglia, mentre invece per quanto riguarda la serata del sabato, in caso di maltempo daremo delle indicazioni specifiche il giorno stesso, ma non essendo una serata spostabile in un ambiente chiuso, senza purtroppo dubbio, dovrà essere annullata, però facciamo tutti gli scongiuri perché insomma ciò non avvenga. Direi che per quest'anno il meteo ha già dato. Il mio sogno è, qua lo dico tutti gli anni quando ci vediamo qui da te Magda, ma quest'anno ci credo un po' di più, è stimolare il nostro primo cittadino a pensare a una serie di eventi molto minori, ma magari di approfondimento e degustazione specializzata con i produttori in un Calici winter time, in inverno. Oh. Una serie di appuntamenti culturali praticamente a costo zero per continuare a valorizzare la nostra bellezza. Aglie a tutti gli effetti si può definire veramente, senza presunzione, un piccolo centro di divulgazione delle bellezze canavesane nel mondo. E sicuramente il sindaco ci sta pensando. Stiamo pensando, però ha detto
Attività minori, no, o si fanno maggiori. No, ma minori nel senso che minori che non dico di fare serate che accolgono 1500-1600 persone. No, no. Sicuramente uno spunto interessante che colgo qui davanti alle telecamere. Musica e degustazioni. Però un piccolo, è winter, lo facciamo è winter, è giusto. Grazie per essere stati con noi. Grazie a te, Magda. Grazie a te, Magda. Quindi giovedì 11 luglio, anteprima Calici, sabato 13 luglio, Calici, non potete perdervi e continuate a seguire Obiettivo News.